Oggi il nostro viaggio in Abruzzo si ferma a Fontecchio, il borgo fortificato. Il borgo di Fontecchio sorge nella suggestiva vallata della Terno, all'interno del Parco regionale Sirente Velino. Il suo centro storico conserva intatta la caratteristica di borgo fortificato medievale, con porte di accesso, tratte di alte mura, torri e maestosi palazzi, tra i quali spicca il possente palazzo fortificato dei Baroni Corvi. Secondo un'antica tradizione, la Marchesa Corvi pose fine al lungo assedio dell'esercito di Braccio da Montone, uccidendo con un colpo di spingarda i capi degli assalitori. Per ricordare l'accaduto, ogni sera la torre dell'orologio batte 50 rintocchi, tanti quanto furono i giorni di assedio, mescolando così storia, leggenda, tradizione e fierezza, ma soprattutto respiro di tempi lontani, ancora impregnati nei vicoli e nelle mura di Fontecchio. L'orologio è considerato uno dei più antichi costruiti in Italia. Muove l'unica lancetta in base ad un perfetto meccanismo di pesi e batte le ore all'italiana, cioè di 6 ore in 6 ore. La storia di Fontecchio sembra entrare bruscamente nel vivo nel XV secolo, quando a partire dal maggio del 1425 la quasi totalità dei castelli del circondario dell'Aquila vengono cinti d'assedio dallo spregiudicato condottiero mercenario Braccio da Montone, detto Forte Braccio. Se per i restanti borghi del circondario la resa fu il naturale epilogo dell'invasione subita, tutto ciò non avvenne per Fontecchio. Anzi, grazie alle gesta e al coraggio dei suoi abitanti, il paese riuscì a respingere l'attacco delle truppe mercenarie, anche attraverso l'aiuto di un altro nobile condottiero fontecchiano del tempo, accorso a dar manforto ai propri concittadini, Rosso Guelfaglione. Il convento di San Francesco d'Assisi è la chiesa più interessante del borgo, situata in contrada San Pio. Il monastero fu costruito nel XIII secolo e fu ristrutturato dopo il terremoto del 1703.